Amici, cari amici, ultima puntata, ma che peccato, proprio adesso che mi stavo divertendo, nona puntata e ultima delle selezioni del grande concorso Miss e Mister Top Team. Avremo anche questa sera sei bellissime ragazze che si propongono per vincere questo concorso. Sono state nove puntate bellissime, direi, di spettacolo, attraenti, interessanti, abbiamo scoperto tante cose nuove, abbiamo conosciuto numerosi sponsor che ci hanno presentato i loro prodotti interessantissimi e soprattutto abbiamo conosciuto tanti pretendenti al trono, sia maschi che femmine. E io mi sono divertito e per tutto questo devo ringraziare Dina Mazzucato. Dina, ciao Dina. Ma Dina, non puoi dirmi che questa è l'ultima puntata, perché veramente... Mi dispiace, no, veramente no. Non è l'ultima, è la... Sì, manca il gran finale, manca il gran finale, però ultima puntata delle selezioni, ti posso garantire e ti devo ringraziare, come l'ho già fatto, per avermi scelto per presentare questa... Ma è un onore per me, poi ho imparato tante cose da te, davvero. Questo mi fa piacere. Io non avevo mai presentato e grazie a te mi sono lanciata in questa avventura. Bene, è stata però un'esperienza bellissima perché, come dicevo, abbiamo conosciuto tante belle ragazze, bei ragazzi, un mondo un po' particolare, un mondo così... Beh, di fascino. Sì, di fascino, esatto, proprio sì. Così, un mondo... Moda e spettacolo e fascino. Ecco, abbiamo conosciuto anche gli hair stylist. Esatto. Conosciuto le consulenti ormai, di immagine, ormai usi abbiamo imparato come così, sì, ormai sì, backstage, esatto, come vestirci, shooting, come truccarci, eccetera, sia per gli uomini che per le donne, sì, esatto. Perché ho scoperto che anche nell'uomo ci vuole il trucco. Sì, altro che, perché insomma anche voi avete qualcosina da coprire. Vabbè, dai, io non ho tanto da coprire, no. Vero? Antonella Marcon! Ciao Antonella, benvenuta. Antonella, grande protagonista di queste puntate. Di queste nove puntate, dimmi. Posso dire che tu hai qualcosa da coprire ogni tanto? Da coprire? Avrei qualcosa da coprire, sì, però... Hai il tuo bicetto, il tuo cagnolino, no, il cagnolino ah, tuo. Ah, sì, beh, io il cagnolino che mi graffia sempre. Il cagnolino ti graffia, allora sì. Vieni in aiuto, Antonella, aiuto. Certo. Ma insieme a te a truccare e così a creare le nuove immagini delle modelle c'è anche Diego Brugnoli. Ciao Diego, benvenuto. Ciao Diego, grazie. Bene, Diego, personaggio simpaticissimo. Ciao Striga. Eccoli, personaggio, cane e gatto. Personaggio simpaticissimo che abbiamo conosciuto nel corso di queste nove puntate. Ti vogliamo ancora, anche per la finalissima, chiaramente, e anche per la grande novità che abbiamo annunciato proprio nel corso di queste puntate. Qual è la grande novità? La grande novità è che ad aprile, probabilmente, aprile intendo come tempo, saremo operativi con il prossimo concorso Over 30, quindi Miss e Mister Top Team Over 30. Sono già arrivate iscrizioni? Sì. Tante? Sì, e sai chi? Le mamme delle concorrenti. Beh, del primo concorso. Loro per prime. Perché si sono divertite guardando le loro ragazze, ammirando le foto che abbiamo realizzato e di conseguenza ha detto anch'io voglio una foto così bella. Allora, ci sono dei bellissimi premi per le ragazze e i ragazzi che vinceranno questo concorso. Sì. Ma alle over 30 cosa regaleremo? Ah beh, grandi sorprese, grandi tu sai sorprese. Che io non ti deludo mai. No, infatti. Bene, allora io direi di proseguire con i fotografi, coloro che poi pubblicano le foto per il concorso, che vengono scelte dai nostri telespettatori, a cominciare dal professionista numero uno, il mago, il genio della macchina fotografica, Carlo Schiller! Ciao Carlo! Carlo! Ciao, lui scatta sempre foto. Ecco, anche guarda, se sei Juventina. Questo è uno dei pochi momenti in cui Carlo Schiller non scatta fotografie. Quando entra e saluta. Perché lui da quando arriva, quando va via, scatta tutti i backstage. E invece l'ha scattato. Facci una foto a me, Dina. Eccoli qua, dai. Ecco, una bella foto in diretta. Metteremo la cornicetta della clip di YouTube. Bene. E poi Beatrice Mandarino. Benvenuta Beatrice. Beatrice che nonostante... Siamo arrivati alla nona puntata, è sempre timidissima come la prima puntata. Sì, è vero. Inguaribile. Bene. Però con il prossimo vedrai che sarà tutto più sciolto. Bene, allora velocemente alle vostre postazioni, mi raccomando, guarda Diego che ti tengo sotto l'occhio, come sempre. Carlo, tu sei già vicino al tuo set fotografico e anche alla nostra Beatrice. Bene, poi questa sera avremo anche delle sorprese di carattere spettacolare, sì, giusto? Sì, esatto. Quindi andiamo veloci a presentare i nostri sponsor. I nostri sponsor, microfono, perfetto. Un piacere avere
Buonasera Gel, a tutti. La nostra affezionatissima Gel. Sì, grazie. Gel della pellicceria Vaina, vi ricordiamo che ci troviamo a Saccolongo, provincia di Padova. Buonasera a tutti, Isabella Broetto dell'atelier INC Evolution, si trova a Padova, a Cadoneghe e ad Ascoli Piceno. Buonasera a tutti, sono Fedora di Fedora Creazioni e siamo presenti a Vicenza. Buonasera, io sono Solina Schiara dell'allevamento di Maine Coon di Venezia, Joy Coon Venice. Madre, figlia o sorelle? Questo non si bellissime sa mai. Madre e figlia, buonasera a tutti, io sono Monica Giove dell'allevamento Joy Coon Venice. E questa sera ci avete portato un cucciolino che è una favola. Una meraviglia. Io direi di farlo vedere subito se possiamo, È perché una cucciolina. Questa razza che non mi ricordo mai bene come si chiama. Maine Coon. Maine Coon, che è una razza del Nord America. Ecco, nordamericana. Guardate quando nasce questo cucciolino qui a 3 mesi, possiamo prenderlo, facciamolo vedere, dai. Eccolo qua, ha soltanto 3 mesi, eccolo qui, ferma lì perché sennò, eccola lì, guardate che meraviglia, guardate i e già qui comincia, beh le orecchie sono particolarissime per questa razza, e già qui cominciano ad allungarsi i nostri gatti, diventano lunghissimi, I gatti più grandi del mondo. Più grandi e anche più coccoloni del mondo, perché hanno un'indole straordinaria. Pensate che sono delle ore che sono qui dentro in studio questi gatti e non hanno fatto una piega. Vero? Proprio pacifici. Riflettori, caldo. Allora interessa solo che ci siano le mamme qua con loro. Certo. L'importante è quello. Poi vedete che c'è un passeggino lì vicino? Perché li trasportano col passeggino proprio come i bambini. C'è il papà. Revolution. Il papà è Revolution. Il campione. In braccio a me c'è la mamma che è Shakira. Shakira e la piccolina che è Tequila Surprise. Allora Shakira è lei? È lei, sì. È lei, è la guardate, mamma. Guardate questo gatto nero, che meraviglia, lo sguardo, occhi di ghiaccio. È una pantera, sì. Bellissimo, bene. Bellissima. Eccola qua. Comunque li conosceremo nel corso della trasmissione perché adesso è il momento di presentare le partecipanti dell'ultima puntata. Tutte donne anche in questa puntata. Anche questa sera... Tutte donne. Felicissimo, Veronea, sì, certo, so che tu... Ne ho viste tante di belle, in queste 9 puntate. E allora diamo il via alla rassegna di presentazione con Martina Santa Giuliana. Benvenuta Martina. Bene Martina. Allora al tuo posto Martina e poi continuiamo con Elena Beccegato. Ciao Elena, benvenuta. Elena. Continuiamo con Ilenia Del Sorbo. Ciao Ilenia. Sempre un po' particolari i trucchi di Diego. Riconosco i trucchi di Diego o di Antonella. Jessica Volpin. Ciao Jessica. Vedi già, bellissimi questi colori, così. Certo. E poi continuiamo con Beatrice Silvestri. Ciao Beatrice, benvenuta. Ed infine l'ultima partecipante del nostro concorso, Martina Zangrossi. Ciao Martina. Eccola qua. Ho detto l'ultima in fatto di arrivo, di presenza, certo. Perché è l'ultima che presentiamo. Anche perché è la 9ª puntata. Certo, quindi... ma chiaramente ti auguriamo ogni bene, e ovviamente come tutte le altre, siamo imparziali. Noi siamo guarda che meraviglia. Guarda, ci avviciniamo alla primavera e quindi ecco, già questi colori ci parlano di primavera. Bene, sono già andati i primi 10 minuti di trasmissione, quindi dobbiamo correre, facciamo subito intervenire le prime due concorrenti. Due concorrenti, Martina Zangrossi e Beatrice Silvestri. Bene, un applauso allora a Martina e Beatrice. Eccole qua, adesso andremo a conoscerle da vicino. Ovviamente a te Dina il compito di fare... Sì, vai pure. Allora, parlo di Martina, 22 anni, Sant'Elena, Padova. Esatto. Laurea in comunicazione, pubblicità della cultura e delle arti. Hobby fotografia, cinema e pasticceria, questo particolare bellissimo. Sì, e poi ci parli anche tu dei tuoi progetti. Dunque, principalmente il mio progetto è quello di realizzare una campagna pubblicitaria per profumi. E mi piace molto l'ambito della pubblicità e quindi spero di arrivarci, ecco.
Beh, perché no? Siamo qui per questo. Sì, speriamo che mi porti fortuna. E Martina, la tua prima esperienza in televisione? E in televisione sì, ho fatto degli altri concorsi come Miss Mondo Italia, alcune selezioni di Miss Italia e poi altre sfilate a livello locale. Hai capito però, vedi, hai capito. Vedi che personaggi ti abbiamo portato, eh? Bene, bene, bene. Grazie Martina. Allora, complimenti Beatrice, anche a Martina. Beatrice Silvestri. Sì. 17 anni, Borgoricco, Padova, studia segreteria, sì. Segretaria, diciamo, hobby andare in giro con gli amici. Però il tuo sogno è fare la modella. Sì. Cosa ci racconti? Che grazie al mio ragazzo, che lo saluto, ho conosciuto questa meravigliosa parrucchiera che è l'Antonella. E la ringrazio di avermi cambiato totalmente i capelli, di avermi fatto una nuova Beatrice. Avevamo una foto forse di com'eri prima di andare da Antonella, vediamo se la regia gentilmente lei è Beatrice, ce la trasmette. Praticamente Antonella ha trasformato, che è successo? Beatrice è andata da Antonella e, sì. E lì è avvenuta la trasformazione. Eccola qua, eccola. Eh beh, ma era già quindi, bella, Avevi sì, i capelli castani, sì. Lunghi, ero parla scura. Pure. Era completamente scura, ieri era scura così, completamente. E togliere il nero non è facile su questi capelli lunghi, perché lei aveva le esigenze proprio di avere un colore caldo, ma soprattutto di assomigliare un po' alla Belen, no? Per esatto. Quel colore un po' effetto invecchiato. E ho detto perché no, proviamo e poi andiamo anche alla trasmissione così. Visto che voleva partecipare, ma soprattutto in una veste nuova. Una veste nuova, voleva un look nuovo, insomma, ecco, tutto qua. Quindi basta andare da Antonella e dire vorrei assomigliare a sì, perché sai, Dina, le icone della televisione sono veramente un punto di riferimento per i giovani. Antonella, insomma. Poche chiacchiere perché qui mi devi inventare qualcosa questa capigliatura. Ho già inventato tutto con esatto, questa ragazza. Bene, bene. E dobbiamo mandarla al set fotografico, certo. Così come anche l'altra concorrente. Diego, invece... Avrei piacere di sentire anche tu, Tarone. Diego, cosa stai... Passiamo il microfono, Diego. Elaborando sui capelli di Martina. Ma è impegnatissimo Diego adesso. Scusami, ti aiuto, scusa. Ecco, adesso io cerco di fare una conciatura qua un po' da sera e... Una bella ragazza, ho altro da aggiungere. Non ha bisogno di molto, no, tu dici, perché Martina ha già un bellissimo esatto, viso. Certamente sì, sì. Allora, vi manca poco? Spero, vi manca poco, perché il tempo corre, E qui c'è Carlo vicino a me. Che freme. Che freme. Fremo. Per le tue fotografie, bellissime, complimenti. Ricordiamolo allora, Dina, come si fa per votare? Per votare si va nella nostra pagina Facebook che è Concorso Miss e Mister Top Team. Troverete le fotografie che realizziamo in questa puntata. Sono 4 foto. La prima è naturale e le altre 3 sono foto fashion con quelle che realizziamo qui. Quindi siete pregati di mettere il mi piace su tutte e 4 le foto. Così i nostri ragazzi acquisiscono più punti. Non votate l'album perché non viene conteggiato il punto sull'album, ma sulle singole foto. Bene. Mi raccomando, spargete la voce. L'hai spiegato benissimo. Io direi di cedere la parola a una persona che è... come possiamo dire? Allora, gli abiti, no? Gli abiti. La nostra Isabella Broetto, grazie. Isabella, hai qualcosa da raccontarci per oggi? Perché abbiamo una novità anche in scena, giusto? Diciamo che è specializzata oggi in abiti da sposa, in abiti da danza. Allora abbiamo la sposa, il giorno e la sera, quindi siamo sugli abiti normali, l'eleganza e l'alta moda. Abbiamo il settore sportivo con la danza sportiva, standard latinoamericani, pattinaggio e danza classica. E in questo caso sono venuti a trovarci degli amici per la danza sportiva, Stefan Green e Adriana Sigona. Prego, che rappresentano la danza. Allora li facciamo entrare, dovevo presentarli io, ma comunque Adriana Sigona, eccola qua, una bellissima ragazza, accompagnata da Stefan, che state pure qui al centro con noi. Ecco, loro indossano abiti. Ecco. E ovviamente abbiamo approfittato dell'occasione anche per farci così, così ci fate vedere qualcosa di interessante. Voi siete specializzati in balli?
latinoamericana. Loro sono professionisti. Danza latinoamericana. E finalisti al campionato del mondo. Ah, finalisti loro. Ah, quindi non è che sei portato. No. Sei portato il meglio, ovviamente. Certo. Allora siamo onorati di avere i finalisti del campionato del mondo questa sera in studio da noi, che ci fanno vedere qualcosa di veramente interessante, giusto? Giusto. Andiamo con la musica allora, vai! Está caliente, mueve, mueve la cadera, para adelante y para atrás, pata, pata, ¿quieres gozar? Pata, pata, vamos a bailar. Complimenti, fantastici, meravigliosi, veramente fantastici. Dina, a te il compito di sentire dalla loro viva voce. Ecco, chiaramente. Stefan, avrei piacere di sentire la tua voce e raccontaci il tuo percorso artistico. Beh, percorso artistico e anche sportivo, perché sì. Come il nome dice, no, certo. Per un minuto così. No, siamo, giustamente mi dici di guardare la telecamera, non la trovo, eccola qua. Niente, noi siamo sia artisti perché facciamo il movimento del corpo con la musica, quindi una specie di danza, però siamo anche sportivi perché la nostra passione ci ha portato anche a livello mondiale di ballare in gare in tutto il mondo. Siamo tornati dall'Australia in dicembre, dove abbiamo gareggiato, e tra pochi giorni partiremo di nuovo per l'Olanda. Quindi siete sempre in giro per il mondo, insomma. Sempre in giro per il mondo. Ma diventa una professione ormai questa. Per noi sì, è sempre una passione e anche una professione, perché come dice il nome stesso, siamo professionisti, però la maggior parte del nostro tempo è anche dedicato anche all'insegnare, perché abbiamo diverse scuole dove insegniamo nella zona. Allora, stiamo creando piccoli campioni. Facciamo sentire anche la voce di Adriana. Sentire la voce di Adriana? Sì. Se proprio volete, buonasera a tutti. Che poteva partecipare anche lei al nostro Ciao concorso. Ciao Adriana, eh? Sì, bellissima, bellissima ragazza. Grazie, certo, grazie. Certo. Sì, come diceva Stefano, le nostre giornate si praticamente dividono a metà. Durante la mattina ci alleniamo e durante il pomeriggio e la sera insegniamo ai nostri piccoli campioni e anche campioni un po' più grandi. Bene. Complimenti. Beh, allora. Beh, vi vogliamo anche nella seconda parte, eh? Certo. Un altro pezzo ce lo fate vedere, eh? Un altro lo facciamo, sì, vedere? Sì, dai. Ce la facciamo. Abbiamo l'esclusiva per questa sera. Grazie, complimenti. Prego. Complimenti, grazie a voi, grazie. 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 Naturalmente, allora, gli abiti ES Evolution di Isabella Broetto. Certamente, complimenti. E intanto noi abbiamo fatto passare in avanti le prime due concorrenti e direi di chiamare le seconde due. E chiamiamo la seconda coppia, Jessica Volpin, Ilenia Del Sorbo. Facciamo un applauso, grazie, anche a loro. Un applauso. Jessica e Ilenia. Allora, passo un attimo. Jessica, 13 anni. Sì. Veramente giovanissima. Credo sia anni. La più giovane che abbiamo avuto tra le nostre concorrenti. Abita a Maserà, Padova, frequenta la terza media. Il suo hobby è la ginnastica artistica. Progetti, naturalmente, fare la modella e vivere a Londra. Sì, il mio sogno sarebbe quello di vivere a Londra. E anche fare la modella, che è la cosa che più mi piace,
E infatti ho già fatto alcune sfilate e questa è la mia prima esperienza in televisione e spero quindi che vada bene. Per la prima volta in televisione, sì, è un po' emozionante anche per, sì, te oggi, anche se, sì, sì, se hai già fatto alcune sfilate. Pur giovanissima hai già sfilato? Sì. Brava. E ti ritieni già, c'è qualche segreto che ancora ti manca, che vorresti esplorare, cioè avresti forse... Non lo so, forse crescendo lo capirò. Beh, una bella risposta, grazie Jessica. Ilenia, 29 anni, Rovereto, un bel viaggio anche da Rovereto. Ha fatto un bel viaggio, sì. Abbastanza. Tecnico della gestione aziendale, i suoi hobby è fare sport e i progetti, sogna di fare la modella e la fotomodella. Sì, diciamo che il mio grande sogno è quello di un giorno riuscire a lavorare in questo mondo dello spettacolo, della moda in generale, della pubblicità. Mi sono trovata veramente molto bene oggi, ho, sì, trovato persone meravigliose, professionali, con Antonella proprio molta professionalità. Ma lo sappiamo che Antonella è professionale, non per questo l'abbiamo anche a calci sbocchi, giusto? Ilenia, come sei venuta a conoscenza del concorso? Io mi sono trovata una giornata a casa e stavo facendo zapping, sì, e ho trovato appunto, vedevo la trasmissione, mi sono interessata, ho contattato... mandato l'iscrizione. Sì. Benissimo, anche perché credo sia stata una delle ultime iscrizioni che abbiamo potuto accettare, perché ormai il casting era già completo. Allora lei, fortunata, ha anche una doppia chance, perché 29 anni, tra poco potrebbe iscriversi anche a quella over 30, giusto? Sì. Esatto. Ci pensavo prima, ho sentito la novità, ho detto accidenti. Perché no? Bene. Allora, in bocca al lupo anche a queste due ragazze. Abbiamo un paio di minuti, Dina. Sì. Per sentire i nostri sponsor. Sì. Ringrazio la partecipazione anche di Fedora, Creazioni Fedora. Vedremo tra poco le tue creazioni, certo, indossate dalle nostre modelle. Se vuoi solo raccontarci dove sei e un po' come è nata la tua passione per quest'arte. Sì. Allora, la mia passione è nata assolutamente per caso. Diciamo che è nata fondamentalmente dalla passione che ho io per gli orecchini. Ho cominciato a realizzarne qualcuno per me e da lì ho fatto... Sono nate tutte le sì, interessi, esatto, delle amiche, soprattutto. Interessi delle amiche, poi via via si sono allargate. Ultimamente stiamo realizzando una nuova linea con un'altra stilista e operiamo insieme, molto brava. E gioielli o sì, anche sì, altri? Orecchini, collane, adesso ci stiamo cimentando anche con i bracciali. Ah, anche bracciali. E quindi, ecco, noi siamo a Vicenza, siamo presenti, abbiamo la nostra pagina Facebook, stiamo realizzando il sito web. Se il nostro pubblico fosse interessato ad acquistare qualche tua creazione... Allora, ci sono dei negozi che hanno i nostri prodotti, però Fedora Creazioni su Facebook. Quindi la tua pagina creiamo Facebook? Sulla mia pagina Facebook possiamo creare il contatto. Volevo approfittare per ringraziare tutti voi, perché veramente mi avete dato una bella opportunità, mi sono divertita e siete stati tutti veramente molto professionali e gentili. Grazie. Un applauso alla nostra Fedora. Grazie, siamo onorati di questo. Chissà, grazie, che molti altri sponsor abbiano sentito questo messaggio, sì, di Fedora. Complimenti a grazie, te, Fedora. Fedora. Allora, abbiamo pochi secondi. Sì, io vorrei Dina. Ringraziare Idea Restauro perché non sapete, ma i set fotografici a volte richiedono l'utilizzo di pareti in cartongesso e di strutture particolari, soprattutto quando si realizzano foto di arredamento, cucine e quant'altro. Ci affidiamo a Idea Restauro di Marchiori Stefano anche per questo tipo di allestimenti. E per l'allestimento dello studio chi ringraziamo? DNA Service, il nostro service di fiducia per le luci, l'audio e anche tutto quello che riguarda palco
Valico Passerelle. E un ringraziamento anche per Pavan Import Export, si trova al centro grossisti a Padova, che gentilmente ci offre queste splendide poltroncine dove sono accomodati i nostri ospiti e i due set fotografici. Bene. Tutti i contatti sono presenti nel sito concorso.scuoladiportamento.com, quindi per qualsiasi informazione potete trovare nella pagina sponsor tutti i contatti per avere una risposta a qualsiasi domanda. Bene, abbiamo curiosato anche nei set fotografici, ma ci vediamo fra pochissimo perché adesso andiamo a vedere gli spot dei nostri sponsor. A fra poco! Ciao! Seconda parte dell'ultima puntata, la nona del grande concorso Miss e Mister Top Team. Iniziamo questa seconda parte dai due ballerini che ci hanno allietati nella prima e soprattutto perché siamo stati tutti così abbagliati da questi vostri movimenti, siete bravissimi. Del resto per essere finalisti ai mondiali bisogna averne di numeri, giusto? Ah, si spera. Stefano. Poi volevo, ecco, ricordiamo che voi avete una scuola di danza, giusto? Diverse scuole di ballo, ecco, sì. Allora diciamo dove siete. Giusto. Noi siamo fra tre province, sì. Siamo a Ferrara, Bologna e Ravenna, partendo da Argento, che è in provincia tutti, di Argento, certo. Ferrara, esatto. Ferrara. Molinelle in provincia di Bologna, siamo giù a Comacchio, a Porto Garibaldi, a Porto Maggiore e ho mancato qualcosa, e a Filo di Argento, un posto meraviglioso, disperso lì un po' fra Argento e il mare, però siamo. Certo, allora Adriana dice, è bellissima, ma dice a me inquadratemi, non fatemi parlare, no. Lei è timida. È più bravo lui. Certo, però Stefano dall'accento mi dici qualcosa, non sei italiano. Io sono di Molinella, provincia di Bologna, non si sente? No, non si sente, no, c'è qualcosa che non quadra. No, sono un po' straniero, nel senso che sono dalla Nuova Zelanda, sono venuto in Italia 10 anni fa per ballare, per continuare a ballare. Io ero campione neozelandese che... Solitamente i neozelandesi sono bravi a fare rugby, io sono nato alto così e largo così, quindi a rugby non potevo giocare, ho detto provo con le ballerine e vediamo come andiamo.
Sono andato abbastanza bene, ho pensato, voglio conoscere delle ballerine diverse, vado all'estero, in Italia. E qui in Italia te ne sei conosciuto una di siciliana, bellissima tra l'altro. Allora, noi ti lasciamo ancora una volta il palcoscenico perché dobbiamo goderci il vostro secondo balletto. L'altro ballo che abbiamo fatto era il cha-cha-cha, adesso facciamo la rumba, però prima di ballarlo volevo anche ringraziare pubblicamente Elisabella e Cristina, nostri sponsor da IAG Evolution, perché ci producono tutti questi fantastici abiti che usiamo in tutte le gare che facciamo e sono bravissimi, non so come fanno a starci dietro, però il nostro successo è dovuto anche al look che ci creano loro. E hai fatto benissimo a dirlo. Bene, allora via con la musica. Se l'amor si paga dopo, noi senza inferno non resteremo. Se l'amor mi costa questo, non voglio sconto, voglio pagare io. Innocente mai, invadente mai, prigioniero mai, fuori tempo mai, non regalo mai, non ritardo mai, non ti pendo mai, non ho pace mai. E se fosse per sempre, mi stupirei. E se fosse per sempre, ne gioirei. Perché quando mi rubi e mi stacchi dal mondo, sale forte l'umore, e l'amore va in sole. Tra la polvere del mondo. E Adriana, bravissimi, e veramente Stefan, bravissimi. Grazie, grazie davvero. Un momento di alto spettacolo qui da noi, grazie davvero. E grazie. Mentre io faccio entrare dai set fotografici le prime due Martina concorrenti, e Beatrice, facciamo invece accomodare le seconde due per le foto per e andiamo a scatti. Presentare i capi. Benissimo, Martina, passo la parola alla nostra dolcissima Angel. Grazie. Allora, Martina indossa un giacchino di visone epilato sulle mani che vedete come originale il pelo. È un giacchino semplice, anche questo sta bene un po' con gli abiti da sera, un po' su tutte le cose, lei lo indossa bene comunque su questo abitino. Faccio i complimenti anche per l'acconciatura, direi che è molto particolare. L'acconciatura di Diego, grazie. Ecco. Sono le invenzioni di Diego queste. Grazie al nostro cameraman che già sta. E adesso la parola a Fedora, questi orecchini in argento. Questi orecchini in argento intrecciato. Rosa con un pendente, una goccia di morganite in perfetto tono di colore con il resto. Quindi nel backstage vi siete in un certo senso consultati, Diego, Gel, Martina, insomma abbiamo costruito insieme tutto il look riferito al trucco, i capelli e all'abito. Esattamente. Grazie Martina. Ecco la scena per Beatrice. Con questi chais che scendono, che arricchiscono un po', diciamo, la stola e poi queste frangettine. È una stola un po' bizzarra, se vogliamo, però dal particolare in questo abito molto bello, direi. Benissimo, una stola da sera, quindi da gran sera, da teatro. Sì, da gran sera, momento importante. Teatro pure, vabbè, poi volendo si può sempre mettere anche su altre cose, no? Perché l'abbigliamento poi alla fine le cose che si indossano sono sempre personalizzate, bisogna dare sempre un qualcosa in più al capo, personalizzarlo, credo, no? Grazie. Ecco, questo invece è un abito pensato con il mare, sul mare, è di tessuto dall'aspetto grezzo, è un lino, una tela di lino con effetto stropicciato e con del tulle che esce dagli spacchi e è impreziosito da un particolare pizzo
che a me faceva tanto pensare alla rete da pesca. E vedo anche imbrigliati dei piccolissimi coralli, sì, oltre ai cristalli Swarovski. Esatto, che poi i cristalli Swarovski sono tra l'altro dei piccoli fili che rimangono così imbrigliati sulla rete e richiamano particolarmente poi i jais della sì, stola, per cui una pesca particolarmente molto azzeccato preziosa. L'abbinamento, sì. E poi un finale di piccole stelle marine, come Pizzo. Grazie, Fedora. Per quanto riguarda gli orecchini, qui abbiamo un modello, uno chandelier in seta rossa, con un topazio al centro, sempre di un rosso molto intenso. Provenienza, grazie, del topazio è il Brasile. Le nostre pietre arrivano direttamente dal Brasile, dalla Thailandia, dall'India, dipende dal tipo di pietra. Tutte cose meravigliose, dalla pelliccia agli orecchini, agli abiti, veramente cose. E complimenti, grazie, anche ad Antonella. Meraviglioso, tutto Antonella bello, per il trucco e acconciatura che ben si intona a tutto il resto. Vedi, bene, che le labbra, i coralli e gli orecchini danno quel tocco di rosso. Che un capolavoro, complimenti, grazie, complimenti a tutto lo, grazie, staff. Grazie Beatrice. Per queste cose. Allora, chiamo è l'ultima coppia. Sì, sì, l'ultima. Abbiamo coppia in scena Elena Beccegato e Martina Santagiuliana. Facciamo un applauso anche a, grazie, loro, ovviamente, Elena e Martina. Allora parlo di Elena, 24 anni, abita a Caselle di Selvazzano Padova, studentessa universitaria. Il suo hobby è la recitazione, la musica e la moda. Progetti, è bellissimo quello, rispondi tu, perché progetti ce ne sono tanti e non bisogna fermarsi davanti all'impervietà che ci troviamo nella vita, e quindi meglio aprirsi tante porte piuttosto che una sola. Quindi mi piacerebbe fare esperienze. Sì, fare molte esperienze, soprattutto esperienze diverse. È bellissimo quello che hai scritto nella scheda di iscrizione su progetti, mi ha scritto: le vie che offre la vita sono infinite. Esatto. E vedi, anche venire in televisione, certo, è infatti stata una buona occasione. Un punto di partenza anche per te. Questo. Elena è stata ospite anche a Calcio Smoking. Sì, me la ricordo, me la ricordo. Come si può dimenticare? È, certo, vero. Certo. Speriamo di averti ancora presto. Certo, speriamo. Grazie Elena. Parliamo con Martina Santagiuliana, 22 anni, Monticello Maggiore, modella e fotomodella, quindi è già la tua attività. Lobby, equitazione, nuoto, canto, pallavolo. Progetti, esatto, diventare una fotomodella sì, affermata a questo sì, punto. Esatto. Di progetti ne ho tanti e spero di riuscire a realizzarne almeno qualcuno. E che dire, io comunque vengo dalla provincia di Vicenza. È sbagliato. Ah, allora forse vabbè, è stata, ecco, riportata. Grazie, niente, grazie. E ecco, niente, anche per me questa è la prima esperienza televisiva, però ho fatto parecchi servizi fotografici e qualche sfilata a livello locale. Grazie Martina. Allora, io volevo chiedere, sì, ai nostri stilisti qua, sì, ma queste ciglie lunghissime, cioè voglio dire, vanno messe in qualsiasi occasione? Diciamo che quest'anno le ciglia lunghe di tutti i colori, ok, vanno proprio abbinate agli abiti, è la grande moda delle ciglia finte, insomma. E si possono mettere in qualsiasi occasione, magari da giorno saranno un po' più meno evidenti e da sera sono un attimino più evidenti. Ma pensavo fosse una prerogativa del nostro Diego. No, 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 è la moda proprio che ce lo richiama. Certo. La moda, le tendenze. Dina, vogliamo dire, sì, uno dei grandi regali, dei grandi premi che ci sarà alla vincitrice, al vincitore? Sì, volevo solo ricordare che chi ci ha seguiti nelle puntate precedenti avrà notato un nuovo sponsor, che è l'Hermitage Bel Air Medical Hotel, via Monte Ortone 50 a Abano Terme. Questo nuovo sponsor offre il primo premio, quindi i primi classificati, i Miss e la Mister, Miss e Mister, scusate, Top Team, vinceranno un weekend benessere per lui e per lei. Ed è veramente importantissimo. Sì, specifichiamo, cioè lei, la modella che vincerà, potrà andare accompagnata. Ah, e, e anche il modello che vincerà, il maschio, quindi, potrà andare accompagnato. Per la quindi, coppia, sì, esatto, non la coppia di vincitori, certo, certo, però bellissima, certo, la tua precisazione. Sì, certo, certo. E, l'Hermitage Bel Air è a 1 chilometro dal centro di Abano Terme. Quindi, senza rinunciare al piacere e alla comodità di un grande albergo, nasce il Medical Hotel, che rende disponibili
un centro medico specializzato in fisioterapia, riabilitazione e un moderno centro benessere. Tutte le informazioni saranno comunque inserite nel sito del concorso e anche nella pagina Facebook. Questo quindi, è il primo annuncio dei premi, perché certo, in realtà ce erano, altri, sì, ce ne sono degli altri. Però appunto c'è la possibilità di un bel weekend al centro benessere. Ti pare niente. Vorrei vincere anch'io. E poi ti assicuro che è un hotel di lusso. Un super hotel. Super hotel. Posso segnalare anche l'altro importante primo premio, che la pellicceria Weiner di Sacolongo offre ai vincitori, quindi Miss e Mister Top Team, vincono la possibilità di diventare testimonial per un anno della pellicceria Weiner, quindi realizzando come protagonisti retribuiti un servizio fotografico. Ecco perché era importante partecipare, impegnarsi, perché con la vincita c'è subito l'opportunità di diventare un vero modello e una vera modella. Grandissimo, complimenti quindi anche. Grazie Weiner, Agel, grazie. Benissimo. Allora, bellissimi premi, ce ne saranno anche degli altri, ma non diciamo tutto. Anche perché non sarà solo primo classificato, ci sarà anche un secondo e un terzo classificato, perché nell'ultima puntata avremo ospiti tutti i concorrenti di tutte le puntate. Non so dove li metteremo, sarà un po' impegnativa. Beh, dai, tanto grande il nostro perché studio. Ci saranno dei ripescaggi. Allora, qui hanno finito, immagino, perché dobbiamo proseguire per presentare le ultime due... Erano loro. Bene, per parlare con i nostri sponsor. Sì, se voi sentire, allora facciamo rientrare dai set fotografici le nostre modelle. Eccola qua, andiamo pure al centro con la prima. Abbiamo Jessica. Praticamente anche questa è una cosa molto semplice che però si usa sempre un po' dappertutto. È un passepartout. Grazie Fedora, bellissima, e complimenti anche all'acconciatura di Diego. Acconciatura di Diego e trucco fantastico, tutto sempre, ci lasciano sempre a bocca aperta. Vediamo la seconda, eccola qua. La nostra Ilenia. Vai, vai Dina, vai. Ti passo, eccolo. Eccola qua, allora... Sì. Allora, questo è un abito per la danza sportiva, danze standard in modo particolare, fa parte di una linea specifica che si chiama linea color, si basa soprattutto sull'abbinamento di colori ed è strutturata come struttura a differenza di altri abiti dello stesso genere ed è mirata proprio per avere un costo più contenuto alle le categorie emergenti, quindi a chi comincia. A differenza degli altri presenta non tutti gli strass e Swarovski, sono comunque cristalli ma di varie genere. Grazie. Fedora. Sì, l'orecchino è sempre di argento, di filo d'argento intrecciato con una bordura di argento color rame, ramato. La particolarità di questi orecchini realizzati in questo modo è sicuramente la leggerezza, dopo un po' non ci si accorge nemmeno di averli indossati. Fedora, ti pregherei per cortesia di spiegare ancora un attimo gli orecchini di Jessica, perché mi dicono che c'erano dei problemi al microfono. Certo. Eccola qua. Allora, come dicevo, questi sono degli orecchini realizzati in seta ton sur ton con la blusa, appunto, è molto semplice, con una goccia di Swarovski, di cristallo Swarovski al centro. Grazie, gentilissime, grazie ragazze, accomodatevi pure. Passerei il microfono con grande piacere alle sorelle. Andiamo a conoscere Monica, questi gattoni. Allora, cosa ci racconti di questi fantastici mici? Io li adoro, adoro i mici. Cosa vuoi che ti racconti? Sono delle meraviglie, io sono malata di Maine Coon, dico sempre. Perché... Da quanto tempo è nata questa passione?
Noi alleviamo da 3 anni. Il primo gatto abbiamo preso, un Maine Coon, l'abbiamo preso in un'esposizione. E come ce l'ha andato in mano, basta, da là è partita la malattia. No. Quanti ne avete in casa? Abbiamo 5 femmine e un maschio, Revolution. Ma Revolution è il maschio di tutte e 5 le femmine? Yes! Però ecco, è l'inseminator. Ecco perché è lì a riposo, tranquillo, nel passeggino. Lui ha il suo harem. Ricordiamo che, appunto, l'abbiamo visto nelle precedenti puntate, adesso è nel passeggino che riposa, che lui è un campione, vero? Sì, 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 è un campione. Sì, sì, sì. Lui è il gran campione internazionale e sta diventando campione supremo, quindi il massimo del quindi massimo. Quindi tutti questi gatti discendenti hanno un fior di pedigree. Caspita, Shakira soprattutto è figlia, è l'unico pedigree al mondo, la sua cucciolata, è figlia di 2 campioni del mondo. Hai sia capito. La mamma che il papà il sono gatto campioni nero, del mondo. Con le allora, questi sì. gatti hanno la specialità di avere le orecchie da lince. Da lince. Perché in realtà nasce la razza nasce da un ipotetico incrocio tra lince e procione. E un procione, sì, la leggenda narra. La leggenda, sì, poi sì. In realtà. E in Italia da quanti anni sono presenti? Da pochissimi anni, dall'84. Ah, quindi sì, è veramente sì, pochissimi. Nuovissima sì, questo. Sì, sì, sì. L'allevamento, bellissima. Shakira poi ha questo nome così magico e lo sguardo magnetico. Sì, è lei è una pantera. A proposito, la scelta dei nomi, come viene? Bisogna trovare un nome che si addica al gatto e che resti in mente, perché quando fai le gare, cioè, quando un gatto vince, deve rimanere in mente anche il nome, deve essere un nome che colpisce. Deve colpire. Sì, infatti Revolution lo conoscono dappertutto a livello mondiale proprio. Tu, Revolution. Sì, le ho scelto noi. Sì. Bene. Ah sì, e poi ogni anno c'è un iniziale, cioè come tutti, veramente? Sì, come nei cani. Cioè per esempio quest'anno la cucciolata da gennaio inizierà con la lettera U o con la lettera V. Quindi tutti i cuccioli nati nel 2013 dovranno chiamarsi per U. Sì. Ah, bellissimo, non sapevo. Anche per i cani è così. Sì, non so che lettere abbiano, però anche per i cani è così. Ecco, questa è una cosa che veramente non avevo mai sentito. Sì. Quindi ricordiamo dove possiamo vedere e eventualmente acquistare i vostri gatti. Certo, noi siamo a Venezia, 5 minuti da Piazzale Roma, in Calle Lunga San Barnaba, vicino dietro Campo Santa Margherita. I nostri gatti vivono rigorosamente in casa nostra, quindi hanno un carattere, come si può vedere, fantastico. Come si può vedere. Sì, sì, sì. Noi siamo ben contenti di aver visite perché ne siamo molto orgogliose del nostro allevamento. Quindi direi che a questo punto vuoi ricordare la pagina Facebook o il sito? Sì, il nostro sito è www.joycoonvenice.com. In ogni caso è sempre presente nei passaggi pubblicitari del nostro programma. E siamo anche in Facebook comunque, quindi, sì. In ogni caso ci vedremo comunque alla finalissima, certo. Perché sai che tanti i nostri sponsor... E chissà che nel frattempo non nascono altri cuccioli, così ce ne farai vedere degli altri. Certo, grazie. Grazie. Beh, questo è meraviglioso comunque. Ok, allora io chiedo a Carlo come siamo messi qui al set fotografico. Carlo, Carlo, so che sei concentrato, non mi rispondi. 2 minuti sono troppi perché il tempo sta per scadere. Dina, abbiamo qualcos'altro da dire? Abbiamo, se vogliamo ancora parlare un attimo del primo premio dell'Hermitage Bel Air, volevo ricordare che l'ospite di Hermitage Medical Hotel può trasformare la sua piacevole vacanza in un efficace strumento di salute dedicato alla prevenzione e al recupero della migliore forma fisica. E un altro piccolo flash, passerei il microfono a Antonella per parlarci del nostro amico Eraclio Basso. Ma è microfonata, giusto, esatto. Ringraziare in particolare Luce Service, che oltre ad essere uno sponsor, ok, cambia. Prodotti, perché lui, oltre a essere un sponsor di prodotti naturali che sono riservati ai centri d'estetica, è anche un produttore di prodotti per capelli anticaduta, anti-age, anti-invecchiamento.
e soprattutto prodotti luminosi, infatti li vediamo adesso, luminosi che ci permettono proprio di tenere i capelli belli puliti con scrub, peeling e shampoo particolari, insomma. Un consiglio magari ad Enea, mi dispiace magari un po' tardino, però se tu avessi provato i prodotti di Ceres prima non saresti ritrovato così. Ma insomma, questo fa parte del fascino. E così mi sono preso anche questo. No, no, ma Enea, non ti comunque preoccupare. Sappi che piaccio lo stesso. Questo è il fascino, okay, di Enea. Ricordo un attimo la pagina Facebook Ceres di Eraclio Basso. Dobbiamo far rientrare dal set gli ultimi due partecipanti, le ultime due concorrenti al grande concorso. Mister Top Team. In realtà Beatrice e Carlo sono un po' dispiaciuti perché sì, questa è l'ultima volta in cui saranno invitati a fotografare. Durante la finale saranno parte della giuria. Le nostre allora, bellissime. Andiamo con la prima. Elena. Siamo arrivati purtroppo anche all'ultima descrizione in questo capo perché è una delle ultime puntate. Comunque vi ringrazio anch'io per averci ospitato e tutto lo staff. Lei indossa una stola di visone lavorata appunto a dorso, che con questo abito mi piace molto perché è una cosa molto fine. È un capo che oltre ad indossare quel giorno si può indossare anche in altri momenti. Grazie a tutti. L'abito da sposa di allora, Isabella. L'abito da sposa in questo caso è una linea scivolata abbastanza classica, siamo in un raso con del pizzo chantilly. L'idea era quella di un fiore e si sposa particolarmente bene sia con la stola sia con gli orecchini, proprio per le nuance che prende, di colore che prende tutto l'insieme. Approfitto anch'io per ringraziare prima della fine perché mi avete dato la possibilità di mostrare tante cose diverse. È un piacere per noi, Isabella. Grazie. Grazie, grazie veramente. Grazie Isabella. Fedora. Adesso sentiamo per Gioiello. Per Gioielli. Sì, in questo caso abbiamo degli orecchini abbastanza importanti, con pietre abbastanza importanti, sono due bellissimi quarzi citrini di queste dimensioni abbastanza rari, una giada e degli Swarovski. Un bellissimo l'abbinamento, sono poi degli orecchini che si possono tranquillamente indossare. Bellissimo. Anche durante una serata. Veramente belli, perfetti, perfetto, e complimenti anche a Diego per trucco e acconciatura. Facciamo perfettamente entrare l'ultima, a tema. L'ultimissima. Grazie Martina, ecco Santa qua. Giuliana, ecco, lascio la parola a Isabella. Allora, questo è l'ultimo abito per la danza, parliamo sempre di danze standard. In questo caso abbiamo un abito invece di livello più alto che può essere ulteriormente impreziosito con del crine per allargare la gonna e altre piume, altre particolarità come i veli che non abbiamo visto, ma sono una cosa che si usano molto in questo tipo di danza, proprio per l'effetto di volo che danno quando la ragazza balla. Gli orecchini sono in seta grigia con una goccia di topazio London Blue. Grazie Fedora, veramente bellissime. Soprattutto complimenti anche a voi per l'abbinamento perfetto di abiti, trucco, capelli, gioiello e pellicce. Veramente un ottimo lavoro di styling. Ringrazio anche Antonella per il trucco e i capelli eseguito su Martina. E prego Martina, accomodati pure, siamo allora, in velocità. Passiamo il microfono ai nostre ragazze perché hanno proprio due secondi a testa. Due secondi l'appello in velocità finale, per promuovere i vostri voti. Ragazzi, votatemi perché penso che oltre alla bellezza ci sia anche un pizzico di intelligenza. Non male. Votatemi perché vorrei andare avanti con il mio sogno. Bene. Jessica Volpin, 13 anni, ho solo 13 anni ma vorrei andare avanti con questo mio sogno e votatemi. Bene, poi? Del Sor Bilenia, dato che questo è il penultimo anno che posso partecipare a questo concorso, chiedo a tutti quanti di votarmi. Ciao, sono Elena, votatemi, grazie. Bene. E ciao, sono Martina, se ritenete opportuno votatemi. Bene, allora grazie. Le avete riviste tutte, io chiamo qua Beatrice, Carlo, vicino a me, Antonella, e Diego. Diego e la meravigliosa Dina Mazzucato, la grande grazie. Ideatrice di tutto questo.
Sono finite le selezioni, adesso aspettiamo la finalissima, aspettiamo le votazioni di queste ultime sei concorrenti e dopo ci vediamo tutti in finale. Sì, però tutti, per la finale, proprio tutti. Allora, per la finale voglio tutti i nostri sponsor, chiaramente. Esatto, tutti quelli che ci hanno seguito in questa nove. E tutti i nostri concorrenti, spettacolo a non finire, trasmissione di 2 ore minimo. 2 ore, vero? Minimo. Dobbiamo okay. Farlo, assolutamente. Bene, grazie davvero, votate ancora. Perché qui noi scegliamo la Miss e il Mister Top Team. Ciao a tutti! Ciao!